Si è appena concluso il momento delle donne del vino dell'Alto Adige su Tirol e Trentino. Siamo con una donna del vino del Trentino, Camilla Lunelli. Come è andata la presentazione di oggi? Per te è importante appartenere alle donne del vino? Beh, mi sembra sia stato un grande successo, tanti vini di altissimo livello proposti, una bella partecipazione. Io credo sia importante fare rete, soprattutto contro questo luogo comune che veramente non mi trova assolutamente d'accordo che le donne facciano fatica a lavorare insieme. Questa associazione, le tante attività che ha portato avanti in questi 25 anni, testimonia chiaramente e con i fatti che le donne sanno lavorare insieme, sanno portare avanti delle attività congiunte. Poco fa avete dimostrato una grande unione, una grande forza, una grande energia che ha coinvolto tutti. Che vino hai presentato tu? Qual è il vino che ti ha rappresentato e che hai deciso di portare qui per questo evento? Io ho scelto per questa degustazione il Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2002, che è un po' così la nostra punta di diamante aziendale. È un vino a cui appunto sono molto legata, non solo per le grandi soddisfazioni che ci ha sempre dato, ma anche per il fatto che è stato creato da mio padre tanti anni fa, è stata un po' la sua prima creatura prima di me e mio fratello. Le donne del vino per il momento ha concluso questo appuntamento, ma i propositi sono ottimi per creare un gruppo ancora più forte, quindi prossimamente ci rivedremo. Sì, vogliamo che questo primo appuntamento, che ha approfittato un po' di quello che è un appuntamento di livello nazionale quale Merano Wine Festival, sia l'inizio di una rinnovata attività, in particolare per la nostra delegazione Trentino Alto Adige.